Ehi, la ciurma, io sono Mazzetessa e ben ritrovati qui su Expedition Viking. Ci troviamo di fronte a una situazione in cui ci sarà un combattimento che ho già provato e non è facilissimo, me l'hanno confermato gli sviluppatori un attimo fa. E ho dovuto sistemare un attimino l'equipaggiamento, ho cambiato un po' di equipaggiamento. Tra l'altro lei non aveva neanche nulla di equipaggiato, per cui sarebbe stato proprio un bel casino. Tra l'altro anche loro dovrei... Lei è l'arciera, vero? No, è lei l'arciera, Sveina. Che è l'arciera, eh? Sveina è arciera. Quindi le darei un Will Bovol. E c'è per caso qualcosa da menare le mani? Do una spadina normale. Questa, se per caso fosse necessario. Mentre invece, appunto, se non allora diamo un coltellino. E lei che cosa ha di secondo? Ha una fiondina. Ce ne abbiamo qualcuno di fionda qua. Questa ci sta. Poi di altre robe non è che abbiamo niente, perché abbiamo solo una tutta mezza rotta, per cui... Loro hanno tutti armatura? Sì. Magari allora lei darei una mini armatura, poi la ripareremo pian pianino. Comunque nulla, appunto, ci troviamo di fronte a un combattimento in cui non è per nulla banale, insomma. Tra l'altro, appunto, non avevo l'equipaggiamento al top e sento una puzza di marcio e stupiti vediamo che ci sono delle candele accese comunque nella stanza avanti. Poi sentiamo comunque un odore particolare che rimane sulla lingua ed è qualcosa che ci fa girare un po' la testa, ci fa sentire la testa leggera. Infatti abbiamo un malus che siamo tutti drogati, come potete vedere abbiamo dei malus. Niente, arriviamo dal corridoio, sono 12 passi, mi sembra un'eternità per arrivare fino in fondo. E arriviamo fin là, ma Roskva sente che c'è qualcosa in mezzo alle ombre. E Nefia dice: non è possibile, non può essere reale. Ma invece vediamo qualcosa muoversi tra le ombre. E in effetti ci sono. Allora, il combattimento funziona così: ci sono tre tizi che arrivano. Ci sono sin dall'inizio. E come in altri combattimenti, come ci è capitato in altri combattimenti, se non vinciamo in 3 turni, arrivano altri 3 nemici da questo lato. Se non vinciamo, cioè che se non tiriamo giù tutti entro 3 turni, arrivano altri 3 da qua. E poi dopo ne arrivano altri 3 da dietro e poi alla fine altri 3 da davanti. La situazione non è neanche molto facile per il fatto che c'è questo collo di bottiglia qua che rende tutto un pochettino più difficile. Allora, a questo giro vorrei cercare di fare qualcosina di un po' diverso. Visto che in genere loro si fermano là e rompono solo le scatole, cercherei di lasciarmi tutto un pochettino più aperto. Per cui qua sono 1, 2, 3, 4. Metterei i 4 che combattono in questa posizione, appunto. Per cui 1. No, Nefia è dietro. 2. No, Nefia è ancora coperta. Roskva vai qua dietro. Così mediamente a portata di mano, ma non sei troppo in mezzo ai piedi. Nefia, puoi passare adesso? Sì, mettiti qua, così almeno devono aprirsi leggermente e dare più opportunità a noi di entrare. E andiamo. Ok, mi ha stunnato Nefia, ma se un altro. Aia. No, dai, non potete tirarmela giù subito. Cat... Piterina. Ok, non erano mai venuti tutti e tre ad attaccare, ma probabilmente sono venuti tutti e tre ad attaccare qua in massa proprio per il fatto che... Siamo venuti qua, però con il quick shot forse... Sì, va bene, ottimo. Ottimo, allora non mi aspettavo una situazione così
rosea. Potremmo stranamente farcela anche. Allora, direi che farei che seccare questo. Sì, ce la facciamo, perché attacca. E direi che stunniamo. Ed è andata. Non possiamo che tirarla giù questo giro. Ce la siamo cavata strabene questa volta. Sì, qua ha 5 persone adesso che caricano solo lei, per cui... Come basta un niente? Cioè basta appunto disporsi in modo diverso e boh. No, adesso arrivano... Ok, dobbiamo affrontarli tutti lo stesso. Kaiser, va bene. Siamo pronti? Più o meno, allora. Vai qua. Vai qua. Quindi dobbiamo comunque affrontarli tutti. Ok, qua. E aspetta, chi è che aveva l'altra? Sei tu che curi, vero? Lei cura anche, per cui facciamo che curare Nefia, che non è del tutto a posto, e lasciamo comunque Roskva delle possibilità di curare tra poco. Ok, eccoli qua. Ma di nuovo stunnata. Aia. Ok, c'è lo scudo per fortuna. Che malissimo. Allora, sì, Roskva, vai qua e poi ti sposti però, sai? Ti sposti qua dietro, tanto ancora dobbiamo due giri prima di avere gli altri che ci rompono le scatole. Io dovrei riuscire ad arrivare qua. Ok, allora facciamo qua e poi facciamo Reckless. Reckless, riusciamo a seccare questo? Sì. Però seccare quell'altro forse è meglio, eh? Magari su questo forse possiamo sfruttare il doppio tiro di arco di Ketil. Qua quanto hai? 65, proviamoci. Aia. Non è andato. Ok. Fossero andati tutti e due sarebbe stato meglio, però... Allora, non abbiamo stun, non abbiamo più niente praticamente. Lei non è... Abbiamo solo più movimenti. A lei può... No, non ha range su di lui. Buono così, abbiamo comunque un turno. Allora, direi che faccio un Reckless. Aspetta un attimo, allora, Ketil, tu riesci per caso a farmi il doppio da qua? Quanto hai? 65, proviamoci. Yes! Buon criticone. Vacci di nuovo, ottimo. E quindi se... Non è andato, ma... Vada così. Allora facciamo una curina lieve con
lei. E Here, ci we'll be spostiamo fine. dall'altro Thank you. lato. Facciamo una casella più indietro, se possibile. Così Katie l'è più a portata. E Roskva, togliti di mezzo, perché mi sa che sarà un po' un casino tra un attimo. Non, sì, no, mi pare che prima arrivino di qua. E poi dopo arrivino di là. Per cui Roskva ancora qua ci puoi stare, però... Togliti un attimo, ok. Stun, colpisce e colpisco di nuovo me. Ora farei che tu Roskva intanto cura me. Ok. E poi te ne torni via. Benissimo, tu. Hai il quick shot buono? Sì, 65. Aia. Vai con l'altro, please. Ok. Allora, cosa facciamo? Con il Reckless forse... Ecco, con il Reckless secco questo. Oppure posso quasi seccare questo, però con... Con lei non credo di riuscire a tirarlo giù. Invece forse sì. Proviamo. Vai. E... Reckless qua. Oppure aspetta, tu... Se invece gli faccio cure su Nepia... Non mi sa come piglio l'attacco d'opportunità, vero? Sì. Niente cure. No, facciamo così. Io faccio Reckless su questo, che dovrebbe fare più critico. Con lei farei così, muovo qua e stunno. Agli ultimi dovrebbero arrivare in 3 turni. E no, gli ultimi arrivano da qua allora. Sì, tornano ancora di là. 1, 2, 3, 4 dovrebbe essersi. Allora, vediamo un po'. Allora, demoralizzati, ok. Ok, niente, ho resistito. Ah no, era stunnato. Era stunnato, allora. E un attimo con Ketil, vediamo quanta possibilità ha. 53 e 53, non è buonissimo, ma... se fosse senza è 86. Meglio andare... 86, ok, ottimo. Così forse... No. Però con il Reckless va giù che è un piacere. E lui è già in posizione. Vai così. E Nepia fa il resto. Ok, mentre invece svala può risistemarsi lo scudo. Ottimo. Molto buono, così ci prepariamo qua. Dovrebbero arrivare... se invece arrivano dall'altro lato, non mi ricordo più assolutamente. Beh, si è messi abbastanza... No, ok, arrivano da là. Buono.
Stan demoralizza di nuovo e rimangono fermi là, ma tanto sono gli ultimi tre rimasti, ok, per cui allora proviamo il solo il 30, cavolo, è nulla perché ha una cover parziale tipo. Allora facciamo così. Ah, sempre 48. Ah no, perché c'ho il demoralizza. Ho il demoralizza in faccia. Per quello probabilmente. Il reckless lo tiro giù, no. Allora non facciamo reckless, facciamo normale. Dovrebbero essere gli ultimi tre, per cui... Perché curare lei? Sì, ci sta. Ok, l'ha assorbito con lo scudo, per cui... meglio così. Allora, adesso così le toglie lo stun e... Nefia dovrebbe riuscire a tirarla giù da sola, probabilmente, sì. E direi che per ora... aspettiamo, tutto non abbiamo fretta. No bueno. Non è molto buono che stanno così temporeggiando. Allora andiamo all'assalto con lei, che ha lo scudo se non altro ancora tutto intatto. E poi andrei con me stesso. E avanziamo anche Katie a sto punto. C'ha del range. 30%, vabbè, meglio che niente. Peccato, ma va bene. Se ne resta là, ma perché? Ma se ci passo davanti... No, posso girare intorno così allegramente? Ah no, ok. Però beh, lo scudo ha fatto il suo. Mi rifermerei qua che è flancato reckless ed è andato ottimo ragazzi, cioè finalmente ce la siamo giostrata super bene. Aveva già un trauma severo agli occhi, ma non abbiamo, nessuno è caduto giù. Ottimo ragazzi. L'ultima cosa, cade al terreno e fa un verso di morte. I tuoi seguaci controllano gli occhi e i corpi e scuotono le teste come se si liberassero da una nebbia presente nella mente. Poi si guarda intorno cercando di capire qualcosa che possa... percepirsi qualcos'altro salta al suo sguardo, ma non vede nulla e torna. Che cosa cavolo erano? Proviamo percezione. Medio. Fallita. Tichini, guardi, ma si illuminano semplicemente di più. È mezzo ciecato, torna indietro. Ma prendiamo quello che possiamo e usciamo fuori. Edis guarda abbastanza innervosita. Cosa erano? Non lo so. Remain silent. Dobbiamo andarcene fuori di qui. Secure the treasure, quindi dobbiamo venire qua, ok. Questa pietra è coperta con vecchi ammenicoli fatti di bronzo e argento. Braccialetti, anelli, boccali, ciotole, anche quello che sembra essere un coltello. Si illumina leviamente al
luce della candela anche dopo decenni o centinaia di anni di polvere. Deve esserci una fortuna qui, forse 30, qualcosa che valga come 30 pellicce o anche di più. Direi prendiamo quello che possiamo portare e lasciamogli, speriamo che gli spiriti di questo posto ci lasciano in pace. Non saccheggerei tutto fino a... Hai preso 6.000 valuable, ok. Prendi tutto finché nulla rimane sulla pietra. Ti togli un attimo la polvere dalle mani e ascolti il silenzio che c'è nella tomba. Se gli spiriti del morto sono arrabbiati con te, probabilmente se lo stanno tenendo per loro stessi. Forse avessimo preso tutto, con Greedy ci sarebbero saltati fuori degli altri. Ah, possiamo saccheggiare. Guarda qua in giro qua. 10 variable, empty. Adesso ho paura però che usciamo e ci troviamo le guardie che dicono: "Uè, ci hai fregato, cosa... Uè." Non lo so. Perché sto cavolo di puntatore non punta mai? Vabbè. Ah, forse perché quello non è raccoglibile? Sì che è raccoglibile, dai. No, forse è già stato raccolto questo. O non ha niente. Ci sono delle monetine qua. Delle monetine qua. Basta. Sembra di... sì. Se voglio unirci a uscire da sta tomba vivi comunque. Cioè, è impossibile. Adesso ci salutiamo, che sono già passati 22 minuti, l'ho visto, eh. Me ne sono accorto. E anche succede adesso più che altro. Sì, l'ultimo a lasciare l'oscurità claustrofobica della tomba. La pesantezza lascia la tua mente quando emergi nell'aria aperta una volta di più. Come ti saresti aspettato, Grettir ti sta aspettando fuori dalla tomba. Le guardie sono a distanza e Grettir ti si avvicina di più, di fuori dalla portata delle loro orecchie. Cosa hai trovato? Cosa c'era nel tesoro? Hai visto gli Underground Ones, cioè le creature del sottosuolo? Sono stati attaccati da delle figure, dovrebbero essere stati loro. Lo sapevo che erano reali. E a proposito del tesoro, che cosa hai trovato? Direi la verità, dai. Ci ha aiutato. L'abbiamo trovato e l'abbiamo preso. 300 Ertug di argento. Va bene, un quarto allora appartiene a me, come ci eravamo accordati. Va bene, ecco, non starà lo strò tuo padre. Non lo dimenticherò. A 500 valievo? Scusa, ne abbiamo presi 6.000, no? Mio padre non saprà mai nulla di tutto questo. Porterò il nostro segreto alla tomba. Grettir si allontana con gioia nei suoi passi, con metallo prezioso che tintinna nelle sue tasche. Ok, 10 skill points. Adesso non si può più, mai più rientrare, beh? Ah, non si può ancora rientrare. Ok, vabbè, tanto non c'è più niente che possiamo raccogliere, c'era forse l'opzione di prendere tutto il prendibile, ma... Abbiamo parecchi valuables, cioè gli abbiamo dato... no, quest log, c'è il log di tutto... Questo posso... Ah, ok, player message log. Noi abbiamo preso 6.000 valuable e gli abbiamo dati 500, non è un quarto, eh? Non è un quarto per niente. Perché 2.000 sarebbe stato un quarto 500.
1500 gliene dovevamo. E abbiamo dato un terzo di un quarto. Vabbè, meglio così. Detto questo, ti ho fatto tardi, io vi saluto, vi ringrazio per essere arrivati fino a qua, vi invito a lasciare un mi piace per tutti i tentativi che ho dovuto fare, e un commento e iscrivetevi se per caso non l'avete già fatto. Ci vediamo nel prossimo episodio, ciao a tutti!